Oggi parliamo di Binance, o Binance, non so bene come si pronunci, azienda che gestisce una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute, che venerdì scorso ha chiuso i rubinetti, perché ha ricevuto un attacco su larga scala da parte di hacker non ben definiti che praticamente hanno fottuto qualcosa come 500 miliardi in token. So soldi! A voglia se so soldi. La blockchain di Binance BNB adesso ha ripreso a funzionare, però questo non vuol dire che non ci siano state delle ripercussioni, perché nonostante che la maggior parte degli asset rubati sia in qualche modo stato recuperato, altri no. Per capire cosa c'è nel dettaglio, ci vediamo dopo la sigla. You can Benvenuti e benvenuti ai Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di Binance e del fatto che qualcosa è andato storto venerdì scorso. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da essere sempre aggiornati sugli altri video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui sotto troverete il mio tag. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con quello che è successo venerdì scorso. Dunque, non ci sono molti dettagli sulla natura dell'attacco, ma da quello che sono riuscito a capire un po' qua e un po' là, gli hacker sono riusciti in qualche modo a contraffare la proof of work. Non sono sicuro che sia questo il motivo che ha potuto permettere il furto di più di 500 miliardi di dollari di asset. A me pare di capire che è questo. Ovviamente, qualora ci saranno degli aggiornamenti e dei chiarimenti, vi darò aggiornati. Supponendo che sia questo l'exploit che gli hacker siano riusciti a sfruttare, per chi non sapesse cos'è la proof of work, è semplicemente quell'algoritmo che permette di mettere una sorta di firma digitale in tutte le transazioni che vengono fatte nella blockchain. Questo algoritmo, che troverete dei dettagli in moltissimi video online, magari ve ne metto qualcuno in descrizione, molti dicono che sia un algoritmo sofisticato, in realtà è un algoritmo del che ha due caratteristiche. Deve essere difficile da calcolare, ecco perché per calcolare la proof of work, che è l'operazione che viene definita di mining, occorre tanto tempo e tratto dell'hardware specializzato come le GPU. Però deve essere molto semplice da verificare. Infatti un qualunque programmatore, anche non tanto esperto, potrebbe crearsi in locale la propria blockchain col proprio algoritmo di proof of work, perché è molto semplice. Tuttavia, in linea generale, la proof of work non deve essere mutabile nel tempo. Cioè, una volta che una transazione è stata validata, quella è. Ora, come vi dicevo, non ci sono dettagli di quello che è successo, si sa solo che è successo e che ha a che fare con la proof, facendo che gli hacker riuscissero a sfruttare un particolare tipo di situazione che sta all'interno della blockchain BNB, che ha permesso di lanciare un attacco su larga scala e rubare questa quantità di soldi. Binance ovviamente ha risposto, e come ha risposto? Prima di tutto ha staccato tutto. Non è stato semplice perché i validator si trovano in tante parti del mondo, però è stata fatta per poi riprendere a funzionare. Ovviamente metteranno dei modi che questo fatto non possa più avvenire e ha rassicurato agli utenti della propria piattaforma che i loro asset non sono stati perduti. Ancora ci sono dei token che non sono stati recuperati. È vero che la maggior parte sono stati recuperati, ma c'è una parte che ancora non è stata recuperata. E quanto ammonta il valore della parte non recuperata? Non è ben chiaro. Alcune fonti parlano di ancora di 100 milioni di dollari che non si trovano, però non è chiaro. Ora, la domanda è: perché questa piccola parte, comunque piccola, relativamente sono sempre tanti soldi, non è possibile recuperarla? Perché ho detto che questi fondi siano ancora in criptovalute, magari gli hacker li hanno già convertiti in moneta sonante, una volta convertiti il danno è fatto. Tra le opzioni sul modo di agire che Binance sta vagliando, che ne parlerà con tutta la rete di validators, è quella di mettere una taglia sugli hacker, facendo sì che qualcuno riesca a trovare o gli hacker o addirittura i fondi, verrà ricompensato con fino il 10% della somma recuperata. In ogni caso, la situazione che affligge e che ha colpito Binance in questi giorni è disastrosa, perché qua si parla veramente di milioni e milioni di dollari. Ovviamente hanno posto rimedi, questo non vuol dire che in futuro una cosa di questo tipo non potrà accadere. Sicuramente non potrà accadere con lo stesso meccanismo, perché ormai hanno capito come hanno sfruttato e hanno messo le toppe. Però, come voi ben sapete, nessun sistema connesso alla rete è sicuro da attacchi hacker, per quanto possa essere fatto bene, però comunque le cose capitano. E voi? Utilizzate Binance? Io ho qualche gettone così
che spero un giorno crescano, ma nulla di serio, no? Ma niente di serio. Non faccio scambi di criptovalute in maniera seria, ho comprato e stanno là. Cosa ne pensate di questa storia? Scrivetemi nei commenti, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e come al solito io vi ringrazio per avermi ascoltato, ma non perdetevi questi altri video in cui parlo per esempio della GPU, in cui spiego come funziona una GPU e perché è utile utilizzarla in contesti in cui vi serve tanta potenza di calcolo, tipo il mining delle criptovalute. Però se volete che faccia un video su come funziona il mining, lasciatemelo nei commenti. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao Kilu!